si officino. Zwei Gläsli Vino, mit drei Lappen ab auf Campione ins Casino. Mit vier Lappen Zucker sind. Buongiorno a tutti da Svizzeranda 360 e benvenuti in questo nuovo video. Questo video l'ho voluto fare per discutere su un argomento molto preciso. È una cosa che mi sfarfuglia un po' nella mente. Un argomento che solo chi è uscito dalla gastronomia, comunque dal settore della ristorazione, può capire. E sto parlando appunto dell'uscita dalla ristorazione. Mettiamo i puntini sulle i in primis, ok? Io amo il mestiere del pizzaiolo, l'avrei comunque rifatto se avessi trovato un posto di lavoro con condizioni di lavoro, paga e tutto decenti, però purtroppo non ci sono, non l'ho trovato. E qua nel Vallese, almeno nell'Obervallis, è molto molto difficile, come l'ho ripetuto tante tante volte. E i posti migliori, quindi quelli con condizioni di lavoro migliori, paghe migliori, più soddisfacenti, sono già occupati, ovviamente. Io spero che, come sempre, si veda bene, si senta bene e vi godiate un po' la chiacchierata e il panorama. Allora, il discorso è questo. L'uscita dalla ristorazione, e quindi intraprendere un lavoro in un settore diverso, in modalità diverse, ti fa capire, poi va bene, dipende dall'esperienza che uno ha della ristorazione, dei ristoranti, delle pizzerie, di come ha lavorato, eccetera. Ma in genere, per una buona, diciamo per un 70-80% delle persone, il lavoro nella ristorazione è un lavoro traumatico, pesante, stressante, poco pagato. È sempre, sempre, sempre legato a sacrifici, ok? Sacrifici non pagati, ovviamente, non ripagati. Questi sacrifici portati avanti negli anni, lo stress portato avanti negli anni, creano nella propria mente una situazione di stallo, di abitudine, quindi abitudine alla merda. Io la chiamo così, un'abitudine allo stress, alla merda, che quando si esce dalla ristorazione, quindi quando si va a lavorare per tutt'altro settore, in tutt'altra ditta, con condizioni di lavoro ottimali, lo si comprende appieno, lo si comprende veramente appieno, perché fin quando sei all'interno della merda cerchi sempre scappatoie mentali, angolini di positivismo, quindi aspetti di quel lavoro, di quella vita positivi, che facendo due conti non lo sono affatto, o perlomeno non lo sono granché. Quindi quando ti ritrovi in una situazione come la mia, capisci esattamente che tu hai passato 11 anni della tua vita a soffrire, e quei pochi momenti positivi che ti sei comunque creato, o comunque quei momenti positivi che ti sei immaginato di aver avuto più o meno, non lo sono stati affatto, o perlomeno lo sono stati in minima parte. Quindi quando ti trovi nella mia situazione, capisci veramente che al di fuori dalla ristorazione, in certi ambiti lavorativi, è il paradiso. Sei completamente nel paradiso. Perché dico questo? Non so se lo sapevate o cose del genere, comunque io
più o meno ho fumacchiato quasi sempre, o comunque quelle 1-2 sigarette al giorno le ho sempre fumate per via dello stress, della stanchezza. Comunque era una piccola pausa dal lavoro, quindi una piccola pausa mentale da quello stress che ti porti dietro, che mi portavo dietro giornalmente. Il primo mese in Bosch ho continuato a fumare. Quando finivo il turno di lavoro ero abbastanza stanco, abbastanza provato, e quindi una sigarettina mi faceva tranquillo. Dopo il primo mese, quando ho cominciato ad abituarmi a capire un po' il lavoro, ad essere più sicuro a livello lavorativo e quindi essere meno stressato e meno stanco nonostante i turni eccetera, non ho più avuto la voglia di fumare. Questi aspetti sono aspetti molto molto significativi, quindi il rimuovere quelle cose che ti facevano stare bene nei momenti di stress. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quei momenti di stress non esistono più. Quei momenti di stress sono tranquillamente spariti. Questo ovviamente mi porta, non essendo abituato a queste condizioni di lavoro, a questo modo di lavorare, a questo modo di vivere, quindi senza stress, godendosi la propria vita, il proprio tempo, con più tempo a disposizione per se stessi, mi porta uno stress. Non è uno stress, è una sorta di paura, che non esagerato ovviamente, però una paura inconscia che tutto possa finire, una paura inconscia che io non stia dando il 100% delle mie possibilità al lavoro, che io mi possa sconcentrare troppo e prendere le cose troppo sotto gamba e quindi rischiare di essere licenziato perché magari comincio a lavorare male, eccetera. Non sembra che stia accadendo, nel senso qualche volta sbaglio, cosa del genere. Però c'è gente, ci sono persone lì da anni che fanno sbagli veramente molto più grossi dei miei, ma i miei sono solo e puri di disattenzione, di ancora quell'incapacità di mantenere la concentrazione per 8 ore consecutive, una concentrazione puramente mentale, ma anche di metodo lavorativo, eccetera. E quindi mi viene questa piccola paura che tutto possa finire. La mia mente, il mio corpo è incredulo che io dopo l'orario di lavoro non sia stressato o vada a casa e non pensi al lavoro, e che possa, nonostante magari quando faccio il turno del mattino, dormire quelle 4 ore e mezza, 5 ore, ma bene, e svegliarsi la mattina freschi, cosa che se l'avrei fatto durante un servizio in pizzeria, dormire 4 ore e mezza e poi lavorare in pizzeria, non ci sarebbero state alcuna possibilità di lavorare in questa maniera, non ci sarebbe stata alcuna possibilità veritiera, perché comunque passare da 12-13 ore di lavoro e a non staccare mai veramente quel lavoro, anche nei giorni liberi, a passare a 8 ore di lavoro con un'intensità forse il 10% di quello che avevo prima, è una cosa che mi sta spiazzando per molti versi, mi sta veramente spiazzando. E quindi c'è questa piccola paura inconscia che tutto questo ben di Dio potrebbe finire, e di non cercare magari di abituarsi troppo alla situazione, perché sai che potrebbe finire da un momento all'altro, ma invece no, invece se lavoro bene, se continuo così, è una cosa che potrebbe durare anni. So che comunque a livello lavorativo, a livello
di futuro non è un lavoro che ritengo possa portarti la pensione, perché il lavoro del magazziniere è uno di quei lavori che col tempo verrà completamente automatizzato. E certi aspetti del lavoro comunque nei prossimi anni verranno sicuramente automatizzati e la richiesta di personale sarà molto molto inferiore. E quindi ovviamente c'è l'aspetto di rinnovarsi, di sfruttare queste possibilità lavorative, perché comunque avere nuove skill nel curriculum e migliorare la propria anche conoscenza del tedesco, della lingua, che mi possa magari portare ad andare a lavorare magari in Lonza o da qualche altra parte, o a fare altri corsi di, come si possono dire, corsi di aggiornamento professionale, eccetera. Quindi è un'opportunità che va sfruttata a pieno, che mi sta dando soddisfazioni a livello sociale. Ripeto, questa cosa che dopo 11 anni di stress, ansia, panico, non dormire bene, rotture di coglioni e non staccare mai dal lavoro, trovarsi in un posto dove tu fai le tue 8 ore, un ambiente di lavoro in cui comunque i colleghi sono simpatici, tranquilli, basta che tu fai il tuo lavoro e non rompi i coglioni, non fai troppe cazzate, e non so cosa dirti, non so cosa dirti. È veramente una cosa da non credere, da non credere seriamente. È una cosa da provare, quella sicuramente è una cosa da capire, che dopo tanti anni di ristorazione, tanti anni di lavoro in quella maniera, ritrovarsi ad avere condizioni di lavoro umane, ti spiazza completamente. E a questa condizione dovrò ancora abituarmi, veramente dovrò ancora abituarmi, perché a me giornalmente sembra di avere una sorta di giorno libero in più, perché comunque hai molte più ore di libertà rispetto magari a quando lavoravo in pizzeria. Un turno normale mi finisce alle 9, 9 e mezza, inizia all'1 di pomeriggio, 8 ore. Questo è il turno di pomeriggio, quello più normale, quello che si avvicina alla quasi totalità dei turni lavorativi. Solite 8 ore di lavoro, dall'1 fino alle 9 di sera. Ok? Essere abituato a lavorare dalle 10 fino alle 11, 11 e mezza, mezzanotte, arrivare a casa, mangiare qualcosina veloce e andare subito a dormire, il giorno dopo svegliarsi e andare subito al lavoro, in questo momento mi crea veramente scompiglio mentale. Veramente scompiglio mentale. Ed è una cosa positiva, è veramente una cosa che non capisci fin quando ne sei dentro la ristorazione. È solo quando ne esci che capisci veramente quanta merda c'è. E c'è la possibilità di avere condizioni del genere in ristorazione. Il mio collega, il mio amico, avendo trovato un posto come aiuto cuoco in questo ristorante a Visp, lui fa 8-9 ore massimo fisse, né un minuto in più né un minuto in meno, giorni di ferie fissi, giorni liberi sempre fissi, un team di lavoro eccezionale, cosa che quando finisci quelle 8-9 ore di lavoro anche il capo non ti permette di star lì a maneggiare, quindi anche l'organizzazione del lavoro per finire in quelle 9 ore deve essere puntigliosa. Però anche lì sono altre condizioni rispetto a lavorare per stranieri o comunque in pizzerie takeaway o cose del genere, dove
non si finisce mai, non si finisce mai di lavorare, perché si guarda sempre il guadagno, si guarda sempre quella cosa in più da fare, mal retribuita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ripeto, c'è la possibilità di trovare condizioni di lavoro ottimali nei ristoranti, ma è molto, 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 molto rara, ok? E chi ce l'ha, i posti che ce l'hanno, raramente cercano personale, perché il personale che hanno non se ne va neanche a pagarlo. Quindi, per concludere questo discorso, il fatto di avere questa sorta di paura che le cose finiscono, di non essere abituato a non essere stressato, mi porta comunque una certa tranquillità interiore, almeno per il momento. È una voglia di godermi di più la vita e di godermi di più il mio tempo libero e me stesso, e dedicare più tempo a me stesso, cosa che nella ristorazione non hai. Per quello che ho sempre detto, nella ristorazione, che tu faccia il cameriere, cuoco, pizzaiolo, quello che vuoi, devi assolutamente avere passione, come l'ho avuta io quando avevamo la nostra pizzeria col mio amico, in cui non mi importava di dormire poco, di non fare pause, eccetera, 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 perché era la mia pizzeria, era la mia passione ed era quello che volevo ogni giorno. Ma lavorare per altri e non avere passione, quindi essere trattato di merda, ok? Quello è un inferno totale, perché trovare dei luoghi di lavoro in cui le condizioni di lavoro, quindi il personale, il capo, ti trattano in maniera umana come un lavoratore e a livello professionale rispettano la tua professione senza imporre a livello dittatoriale il loro modo di vedere le cose, che può essere una guida, ma se magari hai più esperienza, cose così, o se c'è la voglia di cooperare tra personale, lì ci sto anch'io a lavorare, ma vi assicuro che l'80% dei posti di lavoro non è così, non è così. Quindi continui litigi, sottopagati, stress, ore di lavoro non pagate, mancanza di liberi, mancanza di ferie. Questa è la ristorazione, questa è la ristorazione in generale, che porta molti, nonostante i buoni propositi, ad evitare o comunque a dimenticarsi della passione, dell'amore e delle soddisfazioni che questo lavoro, che questo mondo, che il settore della ristorazione può darti, molto di più di molti altri settori, anche dello stesso magazziniere, per carità. Però la questione è questa. Ditemi cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti, ciao ciao. Step up, Balkon, Spliff im Mull, yeah, buongiorno Ticino, Griff im Hus, macht Vino, für den Stell das Boccalino parat, damit noch das...